Una sfida ricca di colpi di scena, il 65esimo palio Danny Ballo vinto dall'esordiente Luca Innocenzi per il Borgo d'Urbecco, nonostante l'infortunio dovuto ad una caduta da cavallo subito durante la prova della giostra medievale di Ascoli. Il cavaliere del Borgo d'Urbecco non ha comunque voluto mancare alla giostra del Bruno Neri, andando a completare una striscia di vittorie nelle principali manifestazioni che prosegue dal 2020 e che lo ha portato ad essere eletto miglior cavaliere d'Italia nel 2021 di tutte le giostre storiche. Innocenzi ha infatti vinto negli ultimi 2 anni la giostra della Quintana di Foligno 2020, il torneo cavalleresco di Castel Clementino 2020, la Quintana di Ascoli 2021, la giostra della Quintana della sfida della rivincita di Foligno 2021, il torneo cavalleresco di Castel Clementino 2021 e ora, con la vittoria del Palio del Niballo 2022, si candida già a ripetersi per il premio nazionale. Vittoria ottenuta nonostante l'inizio in sordina nelle prime tornate, perse contro tutti gli sfidanti, anche se, mancando il bersaglio, il giallo ha regalato lo scudo al Borgo d'Urbecco e ha permesso ad Innocenzi di iniziare la sua rimonta. È stata una gara difficile, ho faticato tanto, purtroppo ieri ho avuto un bruttissimo incidente ad Ascoli e ho corso un po' tutto incerottato, anzi ringrazio la sanità di Faenza che mi ha fatto un miracolo per mettermi in piedi e siamo partiti leggermente contratti, ma poi lungo la strada abbiamo trovato più certezza e sicurezza e siamo riusciti a fare una gara difficile ma molto bella. Complimenti e onore, il Palio di Faenza, Luca, a chi la dedichi questa vittoria? Questa vittoria la dedico a tutte le persone che mi stanno vicino, soprattutto alla mia famiglia, poi la dedico a Manfredo Razzi, Alfiero Capiani, a Willer Giacomoni, a persone che mi hanno permesso di realizzare questo sogno e ringrazio Faenza che mi ha accolto con tutto questo calore. È un piacere per noi, Luca, e ti ringraziamo con tutto il cuore, grazie. Ringrazio io voi e complimenti per lo spettacolo. Al termine di una competizione finita agli spareggi, il secondo posto è andato a Matteo Rivola del Rione Rosso, che ha peccato di costanza. Terzo Marco Diafaldi per il Rione Verde, un'ottima giostra disputata con pochi giorni di preparazione dopo l'infortunio di Nicolas Billi. Quarto Matteo Tabanelli per il Rione Nero, che ha pagato i troppi errori commessi in corsa, lui che invece si è sempre dimostrato preciso. Quinto Sergei Sissa per il Rione Giallo, veloce ma troppo spesso difettoso nella mira con i suoi errori che hanno cambiato la storia del palio. La miglior dama invece è stata giudicata Valentina Resta del Rione Verde, premiata con il Leocorno. Il Rione Rosso ha vinto il premio per il miglior figurante con Stefano Fantinelli. Al Borgo d'Urbecco il premio per il miglior araldo, Alan Barnabè.